Ciao bellezze, benvenuti o bentornati sul canale. E sì, siamo a 25.000. Sono felicissima, non immaginate quanto. E davvero grazie infinitamente a tutti voi che ci siete dall'inizio, che ha deciso di unirsi da poco. Grazie, grazie, grazie. E quale miglior modo per festeggiare insieme a voi se non provare dei nuovi prodotti? Iniziamo subito con il video. Vi ricordo di supportarmi, like e iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Instagram e TikTok. Mi trovate come Ambra Jazz Makeup. Nuovi arrivati in casa She Glam. Abbiamo fondotinta e il pennello da fondotinta. Allora, io sono sicura che questo fondotinta vi ricorderà sicuramente qualcosa. Spoiler, Kat Von D. Vi faccio vedere come si presenta il prodotto. Allora, abbiamo la scatolina, oltretutto hanno anche cambiato il logo. Devo dire che mi piace di più. Il fondotinta è all'interno di questa pochettina, esattamente come anche negli altri fondotinta. Ricordiamo che stiamo parlando di un prodotto low cost, quindi vedere un'attenzione di questo tipo a chi non piace. Come quando ci tagliamo i capelli e il nostro ragazzo lo nota. Il fondotinta è contenuto all'interno di questo pack. Vedete anche qua il logo è nuovo. Qua dietro troviamo l'etichetta. Molto interessante, c'è una chiusura appunto con questa pellicola. È un fondotinta balsamo, quindi un fondotinta compatto. Devo dire che il fatto che non si sia sciolto qui in Sardegna con i 40 gradi di questi giorni, big applause. La prima cosa che faccio all'interno di ogni review è quella di andare sul sito e vedere cosa ci promette. Qui appunto sul sito di Shein ci dicono perché ti piacerà. Forse trama sicurezza. Copertura completa, ottiene una carnagione impeccabile in un istante con poche pennellate. Formula non grassa, innovativa formula olio in acqua fornisce un'usura leggera rispetto ai tradizionali balsami a base di olio. Lunga durata più antiossidante, la formula amante della pelle resiste all'olio e al sudore per un trucco che rimane fresco tutto il giorno. Idratante, la nostra formula di ialuronato. Io altri se loro non avranno ialuronato di sodio e G-Moist Sigel H, non lo so, sarà una proprietà che hanno creato loro? I don't know. Idrata e lenisce. Sicuro per la pelle sensibile, privo di talco, alcol e altri ingredienti allergenici. Adatto ai viaggi, perfetto per gli spostamenti. Ok, She Glam. Ok, abbiamo Shell come primo, Sand come secondo e Chestnut come ultimo. Non ultimo il cantante. Questo invece è il pennello con cui consigliano di applicare il fondotinta. Influencer sembra uno di quei pennelli per andare ad applicare le maschere. Io ho fatto skincare, non ho applicato nessun tipo di primer perché voglio vedere come si comporta il prodotto senza l'aiuto da casa del primer. E vediamo un pochino. Vi dico anche il prezzo. Questo fondotinta costa la bellezza di 7,49 euro. Sono comunque soldi! Facciamo così, prendo un pochino col dito. Ma è una mousse. Ho toccato col dito, però vedete che è tipo una mousse. Aspettavo un balsamo, quindi mi aspettavo qualcosa di più compatto. Vediamo. Sì, questo è il mio colore. Però lo sto applicando così, vorrei applicarlo direttamente col pennello. Allora, iniziamo. Oh mamma, aiuto. Ma poi lo sto applicando dappertutto. No, perché voglio fare un confronto. Tolgo poco poco con la Beauty Blender, vado ad applicarlo solo da una parte. Nel periodo invernale sarà sicuramente più solida la formula. Sfiderei chiunque dopo tutto a rimanere compatto con queste temperature che veramente neanche i pappagalli tropicali riescono a tollerare. Allora, questo pennello vi dico già che per applicare il fondotinta non mi piace. Io non amo questo tipo di pennelli proprio in generale per il fondotinta. Molti makeup artist li utilizzano. No, io non li amo. Allora, la coprenza direi che è una coprenza media. Io ci sono andata cauta col prodotto, cioè non sono andata lì col pennello e ho messo 30 strati di prodotto. Uno strato sottile, perché già abbiamo un fondotinta in mousse. L'odore è buono. Non tutti i cosmetici di She Glam hanno un odore buono. Alcuni hanno odore di Saras. 118! Comunque su questo canale sempre grandi emozioni, come su Rete 4.
sicuramente adatto a chi ha una pelle secca, non lo consiglierei ad una pelle grassa. Dispiace amiche, amici, utilizzate quello dall'effetto matte, perché questo bello e luminoso, idratante, ma voi rischiate di diventarmi davvero un'arancina. Applico un secondo strato e vedo un attimo come si comporta. Allora, al secondo strato di prodotto, coprenza praticamente totale. Qua nella zona del mento lo trovo un po' spesso, però sto pensando che probabilmente potrebbe essere il pennello. Lo metto alla prova con una beauty blender, quindi vado ad inumidirla, lo vado a tamponare sulla pelle. Ammazza! Così è ancora più coprente. Allora, sulla pelle non è il fondotinta più sottile del mondo, sapete che comunque ci sono fondotinta che io trovo coprenti ma che hanno sulla pelle un effetto molto naturale. La beauty blender mi piace di più, ve lo confermo, vado anche qui a sfumare un pochino sul mento perché non mi piace, mi sta proprio andando ad enfatizzare questa zona che è la zona in cui ho più problematiche, tendo a seccarmi, mi si forma dermatite, però anche quello di Kat Von D era così. Allora vado nuovamente a stratificare anche qui, per chi mi scrive basta solo una passata di prodotto, non c'era bisogno di applicare una seconda, io faccio sempre questo procedimento perché a me può bastare una sola passata di prodotto, però capisco che ci siano persone che hanno bisogno di più coprenza e che quindi vogliono vedere anche come il prodotto stratificato. Il prodotto stratificato lavora benissimo, vi dirò che l'effetto sulla pelle onestamente mi piace. E adesso, siccome c'è una cosa che non mente, fotocamera esterna del cellulare, guardate, questa è la mia pelle con le due passate di fondotinta, qui è dove ho fatto la stesura con il pennello, qua è dove ho fatto la stesura con la beauty blender, in entrambi abbiamo due passate di prodotto, vedete qua sul mento la situazione è un po' pesante per quelli che sono i miei gusti, però comunque è molto molto fondente sulla pelle. Adesso applico la tonalità più scura che avevo pensato per fare contour, però è troppo calda. Prendo lo stesso pennello che ho usato per il fondotinta, vado a prelevare un pochino di prodotto, pregate per me, sì, è troppo caldo. Vediamo come si comporta, se si sfuma bene, se si fondono bene insieme. Allora, il prodotto si fonde meravigliosamente sulla pelle. Se avessi azzeccato un colore migliore, cavolo, è bellissimo. Come correttore vado ad applicare sempre questo di She Glam. Vorrei anche andare ad applicare uno dei loro blush, ne abbiamo tipo 9600, sono tanti, ne sceglierò una, adesso mi guardo un attimino sul sito quelle che sono le colorazioni e ne scelgo una. Anche perché tenere i prodotti chiusi e non aprirli tutti mi permette di potervi inviare qualche regalino, che per le persone che sono sempre presenti e che mi danno davvero tanto del loro supporto, io comunque, a me fa piacere, quindi io faccio sempre dei regalini. Come colorazione ho scelto di applicare il numero 102 Flow Tone e all'interno, non so se già li conoscete, hanno questa spugnetta, questo è il colore, molto chiaro, ha un odore buonissimo. Wow, carino, molto delicato, molto carino, questi praticamente fanno zero strato sulla pelle, sono impercettibili. Sulla pelle devo dire che il prodotto si sta adagiando piano piano, che prima era molto più visibile. Mi è tornato, ho ricreato il look che avevo nell'ultima reaction proprio perché mi avete chiesto il tutorial, quindi ve lo caricherò nei prossimi giorni qua negli short su YouTube. Allora, devo dire che mentre realizzavo il look occhi guardavo la base piano piano come andava ad evolvere e vi dico la verità, è luminosa, il fondotinta è andato a fondersi molto bene, trovo anche che abbia un effetto riempitivo nelle rughe nasolabiali che sono il mio tallone d'Achille. Io sono andata a fissarla con una cipria, questa è di Rimmel, quindi low cost, voglio mostrarvela anche alla luce naturale con la videocamera del cellulare e vi dico che sono le 16:37 che lo terrò su per tutta la sera. Allora, alla luce naturale non si mente, questo è il risultato, anche la fronte va molto bene,
Questa è la zona dove vi dicevo, vedete che va un po' a segnarmi, anche qui è la mia zona proprio critica. Qua forse dovevo mettere un po' più di cipria. Sono le 19.43, vediamo lo stato della base. Eccomi qua nel posto dove c'è la finestra più grande della casa. Oltretutto questi sono i nuovi occhiali, non ve li avevo ancora fatti vedere, mi piacciono tantissimo. Oltretutto sono peggiorata notevolmente, le diutrie che se ne vanno. Comunque, cosa ho fatto? Sono stata al computer a lavorare e ho mangiato 4 ore circa, più o meno 3 ore e mezzo, 4. Secondo me sta migliorando perché probabilmente l'eccesso di fondotinta, dato che ne ho applicato praticamente 2 layers, sta venendo assorbito dalla pelle e non lo so, il risultato secondo me è bellissimo, luminoso ma non troppo. Qui avrei dovuto applicare un altro po' di cipria, ma devo dire che è molto bello. Al contrario, il contorno occhi non l'ho fissato, vabbè, il test non era sul contorno occhi. A proposito, qui non ho messo abbastanza cipria, quindi gli occhiali si sono portati via un pochino di fondotinta, ma devo dire che è stazione veramente. Top. Bene bellezze, per il video di oggi è tutto, io vi ringrazio infinitamente per essere arrivate alla fine di questo video, mi raccomando non dimenticate qui nei commenti di scrivermi cosa ne pensate, perché per me è molto importante sapere quella che è la vostra opinione, e non dimenticatevi di supportarmi, like, iscrivetevi al canale, venite a cercarmi anche su Instagram e TikTok e mi trovate come Ambra Jazz Makeup. Per il video di oggi è tutto, io vi saluto e vi abbraccio e vi mando un grossissimo bacio. See you soon!